Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Sono Tony Gamer 17. Ragazzi, finalmente un nuovo tutorial e come potete vedere sono su Icarus, un bellissimo gioco survival appena uscito, in prima persona e in terza. Quello che colpisce gli alberi e li fa cadere tranquillamente, come potete vedere, in questo modo. Possiamo anche dire cade, non cade l'albero. Quindi a questo punto io lo colpisco un'altra volta. Eccoli che cadono tutti e due. Fatto molto bene. Quindi ragazzi, allora, se vi piace questo gioco ma avete problemi con il crash, tipo crash ha problemi di caricamento, la prima cosa che dovete fare è quello di mettere il gioco su un SSD, quindi su un disco veloce. La seconda cosa che dovete fare è andare su Settings e capire se impostare la grafica su media oppure bassa. Quindi a questo punto vi aiuterà anche AMD, l'FSR, quindi è molto affidabile. Adesso vi faccio vedere. È molto affidabile. Ad esempio, adesso metto off su questo e attivo questa modalità. E a questo punto metto qualità, ok? E vediamo adesso. Ah, più o meno si vede anche molto bene. Che dico? Si vede molto bene. Quindi, se adesso attivo un attimo il pannello per vedere quanti FPS faccio, stiamo sui 54-56. Vabbè, con una 1060 Super, io questi sono gli FPS che faccio. Poi, comunque molto comodo questo FSR, la modalità. E possiamo andare sulle performance. Lo stesso facciamo 59 FPS, quindi andiamo anche su setting, possiamo mettere 0.00 e vediamo in lontananza una sfocatura. E vediamo anche la sfocatura sul personaggio, sul movimento, guardate un po'. Fa un po' schifo vedere il gioco così, ok? Quindi su settings, poi un'altra cosa, mi blocca gli FPS sui 60, quindi io metto limite, ecco qua, qualità, la metto tutta, vediamo un po', okay. Sempre 60, non lo so. Ah, vabbè, a questo punto devo solamente riavviare, sulla virtualizzazione è attivo, quindi metto così. Perfetto, ok. Ora ci siamo, ora si può ragionare. Gli FPS li abbiamo aumentati. Più o meno. Gli alberi che si muovono così. Andiamo un po' in prima persona. Ok. Ok, molto bello. E niente, ho aggiustato la grafica, si vede molto bene e sto giocando in full HD. E ragazzi, allora, io che dire, il tutorial finisce qui. Tanto, se avete bisogno di altro, io vi posso anche spiegare altre cose. Ad esempio, questo qua, questo settaggio sarebbe, aspettate, epico. Ecco. Sono spawnate le piantine, capito? Le piantine che nessuno caga. Quindi, se mettiamo lo, spariscono. E aumentiamo così i nostri FPS, più o meno. Ma tanto non cambia quasi nulla. Quindi, a questo punto metto epico per godermi le piantine a terra. E niente, no, 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 aspetta, sono aumentato gli FPS. Sì. Vediamo un attimo. Sulla texture dello stream, quindi io stesso metto 12.000. Vediamo. C'è sempre questo problema di che mi dà fastidio quando mi giro e si deve caricare. Ok. Quindi vediamo. Le ombre poco mi interessano, mettiamo 2.000 e vediamo. Poi anche il fatto della sfocatura, ad esempio questo qua, 2.0,
Mi dà veramente fastidio e mi fa venire un mal di testa enorme, veramente. Ok, guardate, fa venire un mal di testa pazzesco, quindi mettiamo 0.0, ah, eccoci qua, eccoci. Continuiamo ad aumentare, quindi a questo punto vediamo. Quindi io dovrei mettere basso e un pochino medio sulla texture e la distanza per non crashare. Poi ultra qualità. Mi fa piacere che questo gioco ha tutto il supporto di AMD. Per quelli che, vabbè, che non hanno il DLSS della scheda video, però abbiamo l'FSR che è compatibile con tutte le schede video, processori. E niente, ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Spero anche che vi piaccia la casa che sto costruendo su questo fiume. Eh già, è ancora in lavorazione. Ok. E quindi, ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Lasciate like se il video vi è stato utilissimo. E l'unico modo per non crashare sono questi, e se no, cambiate scheda video. Non so che dirvi, veramente. Perché si blocca sempre l'albero? Quindi ragazzi, io vi auguro una buona visione perché io continuerò a giocare. Il video durerà, sì, durerà un bel po', perché devo continuare a costruire sta casa. E se vuoi giocare con me, io ti consiglierei di entrare nel mio server Discord. E di rimanere sempre aggiornato sul mio canale Twitch perché trasmetto parecchio anche su questo gioco. Sinceramente è più bello questo che Rust perché qua sopra ti diverti con gli amici, costruisci la casa, meccaniche fatte molto bene, niente gente tossica che ti rompe i coglioni, dall'altra parte ti tira una freccia in testa, come su Rust.